battute per il TG Meeting. Cosa distingue secondo lei un buon giornalista da un cattivo giornalista? Guarda, io vorrei occuparmi del buon giornalista e non del cattivo giornalista, e non mi piacciono queste distinzioni. Credo che un serio giornalista sia il giornalista che non chiude mai gli occhi, e l'ho detto prima e lo ripeto, un giornalista che non rinuncia a scavare e a denunciare, perché i fatti vengono da te e vanno riconosciuti, ma molti altri fatti non vengono da te e vanno cercati e riconosciuti. Su questo non si discute. Poi bisogna però anche avere la forza di dare il giusto peso alle notizie, e credo che un buon esercizio sia quello che ho citato nell'intervento, di distinguere ciò che incide direttamente sulla vita dei cittadini dal giorno dopo, su ciò che è solo fumo, chiacchiera, dibattito, polemica politica. Vanno raccontate, ma come dire, in una misura ridotta rispetto al fatto, alla notizia. Nel lungo termine il lettore è un giudice, e molte volte un giornale è bene rileggerlo due o tre giorni dopo, perché si può capire quanto spazio ha dedicato a cose che incidono nella vita degli italiani e quanto spazio ha dedicato alle chiacchiere. Sembra che oggi il modo migliore per raccontare la realtà sia farlo in termini economici, secondo lei è così? Sì, guardi, non è che bisogna farlo, non è che in termini economici, se lo intendiamo in maniera riduttiva, sbagliamo, però se ci rendiamo conto, l'ho detto prima nell'intervento, che molti mi dicono, direttore, ma cosa succederà? Io non capisco niente di economia, io non mi occupo di economia. Sbagliate, l'economia si occupa di noi ogni giorno, dalla mattina alla sera. Io dico, e aggiungo, l'ho già detto, compra il sole e difenditi. Ma al di là di questo marketing personale, voglio dire che per me, che dirigo il Sole 24 Ore, per la redazione del Sole 24 Ore, è il, come dire, il massimo della sfida professionale, è fare un giornale a fianco del lettore cittadino. Oggi dalle manovre da Monti, da Berlusconi, Tremonti fino a Monti, noi abbiamo detto le manovre che hanno cambiato la tua vita, perché così è. La crisi è entrata in tutte le case degli italiani, perché chi non aveva un posto ha rischiato di perderlo, chi lo cerca lo vede ancora più lontano. Allora noi dobbiamo dare gli strumenti di conoscenza. Ecco perché abbiamo fatto la parola chiave, ecco perché abbiamo fatto il manuale anticrisi, ecco perché facciamo il dizionario, ecco perché il Sole 24 Ore si assume la responsabilità non solo di dire che cosa significa quel provvedimento, ma di dire qual è il suo grado di realizzabilità, qual è il suo grado di efficacia. Poi il lettore si informa, giudica. Così come è importante non solo divulgare i fatti, quindi spiegare il mondo, ma essere, nei limiti del possibile, non più solo un giornale utile, ma anche un consulente molto speciale, uno strumento di lavoro, e quindi aiutare in questo momento di difficoltà in cui l'economia è diventata realmente fondamentale a misurarsi con le prove che la crisi ti impone.